Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle. Signor Di Maio, buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Ma quanti anni ha questo jingle ormai? Scusi, noi... Ma noi siamo senza tempo, allora... come la musica degli anni Ottanta che ci ha formati. Siccome le piace Fantastico. Questa, noi le facciamo sempre questa. Se le piace un'altra, noi gliele facciamo. No, 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 a me piace. Riflettevo sul fatto quanto tempo fa l'abbiamo inventato. Tanto. Lei ci stava dicendo buonasera, perché spera già che la giornata sia finita, signor Di Maio. No, vabbè, abbiamo superato... Poi sono a Milano qui tra un po'. Fanotto direttamente. Dove esattamente dove, Luigi? Sono credo in zona Vercelli. Devo andare all'asilo. Ma dove abito io? Certo, sta andando. Ah, fantastico. Non è che sta andando a rubare a casa della simpatica Geppi mentre no, lei non sto c'è. Andando, sto andando all'asilo Mariuccia, come sapete, certo. Una cosa molto seria, molto importante di Milano. Andrò a salutare questa realtà e incontrare chi l'anima. Certo. Senta, signor Di Maio, non è che ieri era d'alba a contestare Renzi? No. Ho un alibi. Ecco, no, non c'era lei alla presentazione del libro. Perché magari invece tu volevi andare alla presentazione del libro di Fabio Volo, no. Capito? Oh. No. Non l'hai letto, no. Il libro di Fabio Volo? No, immagino. non ho avuto avuto modo. Il tempo. Però a me piace Fabio Volo, piace Fabio Volo. Come persona, quindi assolutamente non avrò modo di leggerlo, certo. Di tempo libero devo trovare. Che libro sta leggendo adesso, signor Di Maio? Beh, adesso sto leggendo quello che mi piace di più, che ogni tanto rileggo, che è la storia di Sandro Pertini. La storia di Sandro Pertini? Cioè, ogni tanto la rilegge? Sì, perché ci sono degli aneddoti sui discorsi da Presidente della Repubblica, certo. Molto importanti, che comunque ispirano sempre. Ma ovviamente invece, diciamo, non sono degno di Sandro Pertini. No, questo non c'era dubbio che lo specificasse, signor Di Maio, nessuno aveva pensato. No, ma invece un libro, se un romanzo, qualcosa ogni tanto per distrarsi un po'? A me sono sempre piaciuti i libri o legati a tecnologie o alla politica o alla storia del paese, per esempio la storia d'Italia di Indro Montanelli. Ma non hai letto neanche il libro di Battista? No, quello lo devo leggere, non ho avuto ancora modo, ma lo leggerò senz'altro. Per ora lo sto leggendo a mezzo stampa, perché comunque è molto pubblicizzato e poi molte di quelle cose le abbiamo fatte insieme. Sono momenti della vita che abbiamo vissuto insieme. Non il figlio, perché lui l'ha fatto con la sua fidanzata, ovviamente. Beh, lui racconta anche di quando sei andato a trovarlo dopo che è nato il bambino. Esatto. Quel capitolo lì lo conosco perché l'avevo letto prima. È vero che ha portato pasticcini e un tappetino per Andrea tutto colorato con gli animali della fattoria? Sì. Ma che carino, un bel gesto. Ma i pasticcini? I pasticini per la mamma, ai genitori. Papà. Ah, no, ecco, certo. Non ad Andrea. Andrea e pasticcini, assolutamente. No. Senta, ma è vero che sta facendo il rally, signor Di Maio? Sì, l'abbiamo chiamato invece che tour rally, perché ormai mancano 90 giorni alle elezioni politiche e vogliamo dare il senso del fatto che si deve correre, bisogna raggiungere più persone possibili, parlare con gli italiani in varie parti del paese e io sto andando soprattutto in quelle realtà che o non mi conoscono oppure diffidano del movimento. Ma chi non la conosce? Chi è che non la conosce, signor Di Maio? Ma conoscere sentir parlare di una persona è una cosa, conoscerne un'altra. Sì. Io voglio che il Movimento 5 Stelle si faccia conoscere per quello che è, racconto il programma, racconto le nostre misure per la famiglia, per le imprese e devo dire che in molti luoghi dove sto andando, in molte realtà anche produttive, sociali, all'inizio c'è un po' di diffidenza e poi c'è sempre questa frase che sento alla fine: non credevamo che fosse così basso. No, cosa non le dico? Credevamo che fosse così, che è come che è un complimento. Certo, no. Cioè, ti capita, Luigi, quando vai nei posti, quando vai via, respiri più affetto di quello che hai sentito arrivando. Ah, questo è sicuro, in molte realtà. Cosa che non è successa ieri a Renzi, poverino. Ma io non ho seguito proprio, me lo state raccontando. Allora, lui era, c'era la presentazione del libro di Fabio Volo ad Alba, organizzata da Farinetti, è arrivato Renzi, a un certo punto Fabio Volo gli ha fatto una domanda sullo Ius Soli, lui ha fatto un pippone politico e la gente ha iniziato un po' a lamentarsi, basta, Fabio Volo se n'è andato e quant'altro. Ah, però sullo Ius Soli siete d'accordo con Renzi, cioè tutti e due non lo volete, diciamo... Ma io penso che si debba affrontare a livello europeo, perché una persona che diventa cittadino italiano diventa anche cittadino europeo, quindi su questo noi siamo sempre stati in questa linea, ma dal 2013 su questa linea qui. Ha detto 90 giorni alle elezioni, perché lei siamo sicuri?
Siamo sicuri? Quando si vota? Vabbè, io ragiono sul 4 marzo perché spero che ci mandino a votare il prima possibile, quindi il 4 marzo. Non perché c'ha da fare l'11 o il 18, no? No, per sapere. Non hai prenotato una spa, diciamo. No, nessuna spa. Quattro. Senta, ma questo rally, insomma... vai da solo o c'è un copilota, un navigatore? Ci sono le persone che ovviamente mi seguono. Adesso abbiamo, come sempre, un pulmino, come è stato in vari altri... in varie altre campagne che abbiamo fatto, e senza alcun tipo di scorte o altro giriamo l'Italia. Adesso io sono in Lombardia al nord e sto incontrando varie realtà a Milano e poi da domani mi sposto in altre province, poi andremo in Veneto e quindi parleremo con le realtà, come ti dicevo, anche quelle che ci hanno conosciuto poco in questi anni e che vogliono sapere cosa vogliamo fare per il paese. Ma a lei piace andare in macchina, nel senso? Tantissimo, a me una delle cose che piace fare di più è guidare. Quindi guidi sempre tu tra un paese e l'altro? No, qui a vi volte alternate. Mi fanno guidare, altre volte no, perché hanno paura. Ma devi riposarti e poi non mi arrivi lucido nella piazza. Che guida male, no, mi piace andare spedito, sempre ai limiti, ma spedito. Qual è la velocità massima che ha toccato nella sua carriera? No, quella dei limiti di velocità. Sì, va buono, certo. Bravo, arrivederci. Bravo, Luigi, bravo, così si risponde. Certo. Vedi che sa già dove non dà. Ma ha mai preso una multa? Sì, una multa per eccesso di velocità. Sì, certo. Ma cosa, per passato col rosso, sosta vietata? Ma nella vita si prendono multe per il codice per la violazione del codice strada, può capitare. Quella volta che guidava bendato, com'è andata? No, bendato mai. Giancarlo Fisichella, buongiorno. Buongiorno. Il più grande pilota di Formula 1 di tutti i tempi, signor Fisichella, come sta? Beh, grazie, è stato abbastanza... Parco. Comunque, bene, grazie, buona giornata a tutti. Senta, signor Fisichella, collegato con noi c'è Luigi Di Maio, vi conoscete? Sì. Signor Di Maio, conosce Fisichella? È un onore, Giancarlo Fisichella, fantastico, Signor Fisichella, grazie. Ma come mai? È una piccola sorpresa che ti abbiamo fatto, Luigi, ci tenevamo moltissimo sapendo di questo tuo amore. Lui è un grande, un grandissimo, avete fatto una sorpresa bellissima, fantastica. Perché è un suo amico? Perché lei è appassionato anche di Formula 1? Certo, mi ricordo pure quando ha corso per la Ferrari, mi ricordo la gara a Spa con la Force India, se non sbaglio, arrivò secondo e poi divenne pilota della Ferrari dalla gara successiva. Signor Fisichella, se lo ricorda, a Spa? Assolutamente sì, era il 2009 e quindi... Una grandissima gara, feci anche la pole position il giorno prima e poi il giorno dopo arrivai secondo con una macchina, insomma, che non era proprio vincente, però alla fine fu una grande gara per me, mi lanciò casa Ferrari. Ricordiamo che Spa è uno dei circuiti più complicati, no? Già questa salita impressionante. Giancarlo, lo sai che c'è il Rally Tour, Di Maio è talmente appassionato di velocità e motori che il suo giro di campagna elettorale per conoscere e farsi conoscere dall'Italia lo farà con una macchina da rally. Hai qualche consiglio da darci? Più o meno, il rally è un po' una disciplina diversa da quella che facciamo noi, una guida totalmente diversa, però insomma, come al solito quando uno mi dice come fai ad andare forte, io dico cerco di frenare il meno possibile, di stare più tempo possibile col piede sull'acceleratore. Si usa il freno motore del resto, vero Giancarlo? Non quello a pedale. Signor Di Maio, anche lei frena poco? Ma diciamo che l'abbiamo chiamato rally perché c'è poco da frenare e c'è molto da correre, abbiamo pochi giorni e tante parti del paese da raggiungere, però magari a farlo con un'auto da rally, abbiamo un pulmino 9 posti. Senta, magari... ma a lei piacerebbe una volta nella vita, signor Di Maio, guidare una Ferrari, una Formula 1? Vera? Magari, non ho mai avuto l'occasione. Ma non possiamo chiederlo a Marchione, scusi signor Di Maio, ma magari incontra Marchione e Marchione dice ma non pensavo fosse così Di Maio. Tanto la taglia è giusta, è vero Giancarlo? Cioè, quanto è alto, signor Di Maio? È snello. 1,78. Avrà rubato un paio di centimetri, quindi sarà 1,75. Signor Fisichella, cosa dice? Però è magro. Va bene, l'altezza ci sta. Quanto pesa, signor Di Maio? 73 kg. 73 kg? Che dice? Complimenti. I piedi, perché è importante il numero dei piedi. Cosa ha di piede, signor Di Maio? 43. Come va, signor Fisichella, come età? Siamo al limite, dentro una Formula 1... Il piede. Dovremmo segarle un po' il piede, signor Di Maio. Va bene, pur di guidare una Formula 1, assolutamente. Senta, signor Fisichella, lei ha ancora qualche rapporto in Ferrari con qualcuno? Possiamo chiedere...
Beh, io sono ancora un pilota della Ferrari, corro ancora nelle gare endurance tipo 24 ore di Le Mans, e con, insomma, allora, chi lo chiediamo? Sabato sarò al Motor Show di Bologna. Arriva bene, chi lo chiediamo? Come si chiama il signor della Ferrari? Eh sì, bisogna sentire il team manager, ma adesso non mettete in difficoltà. Ma non si preoccupi, Di Maio. Scusi, signor Fisichella, lei glielo chieda. Se Di Maio, lui la faremo un giretto, non so, lì a Modena, dov'è, insomma, lì. Senta, ma signor Fisichella, a lei piace Di Maio come politico? Sì, sì, quando, poi soprattutto quando ho saputo, insomma, che era un mio tifoso, mi è entrato subito in simpatia, e quindi quando mi avete chiesto di intervenire oggi, mi ha fatto molto piacere, sono contento e auguro il miglior, tutto il bene per il futuro in politica. Ma vuole andare a guidare una tappa del tour del pulmino di Maio? No. Beh, vediamo, può dire no, è sua Fisichella. Magari io lo invito, ecco, se c'è la possibilità di stare bene insieme in pista. E faccio qualche giro insieme a lui in pista e vedremo se ci sarà la possibilità. Signor Di Maio, siamo d'accordo, facciamo un giro in pista con Fisichella? Ma mi invitate a nozze, assolutamente. Cioè, sì. Adesso avrai davanti 100 giorni un po' complicati, però poi magari si trova un giorno. No, ma mi libero, per questo mi libero un giorno si libera. Sì. Per questo mi libero subito. Signor Fisichella, grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie davvero. Fisichella, ciao. Signor Di Maio, che se la invitiamo a guidare una Ferrari, la invitiamo a? A cosa? Lei prima, se mi invitate a cosa? Dice, se, cioè un invito importante. Luigi, tu capisci? No, capisci? Sì. In che senso? No, era un bel invito, ha detto, quello di andare a guidare la Ferrari, no? Sì, cioè, assolutamente. Un invito ha detto prima lei, a... A nozze, Signor Di Maio, non userei questa parola, però scusi. Vabbè, anche lei. Infierisco su me stesso. Certo, no, ha ragione. Vabbè, abbiamo saputo che insomma, sei tornato su piazza. Adesso, certo, il tempo non è single, c'è. Single. Quindi, sì. Siccome immaginiamo che sarai stato sommerso di attenzioni ulteriori, ma no? Ma l'importante comunque è queste cose. Che le cose finiscano nel modo buono. Sì. No, e questo è importante. Guardiamo al futuro, però, signor Di Maio. Cioè, se lei mi diventa premier a metà marzo, bisogna trovare una fidanzata entro marzo, perché sennò sarebbe il primo premier single della storia di questo paese, lo sa? Ma sì? Avete già visto tutte le statistiche, tutti i casi storici? Cioè, manca poco. Questo sarebbe l'ultimo dei problemi, secondo me, in questo caso. Adesso arriviamo a Paratocchisi e cominciamo Luigi, a cambiare le cose in Italia. Poi vediamo, il resto... Si vedrà, insomma, comunque, poi non sono delle cose legate all'opportunità o al momento. Come te la cavi? Amori che nascono ben venga. Certo, scusa, adesso sei rimasto da solo, come te la cavi in casa? Tu sai fare tutto, sai cucinare, gestire una casa? Per quanto sto a casa, insomma, sto fuori per questo rally, quindi staremo in giro. Comunque, come sta adesso? Tranquillo, triste, preoccupato? Bene. No, vabbè, adesso tutto bene. Voi avete detto che annuncerete la squadra di governo prima, no? Più o meno, per organizzarsi. Prima delle elezioni. Ma l'hai già fatta, ancora non la dici o ancora la state valutando insieme? Ci stiamo lavorando e ovviamente la presenteremo prima delle elezioni senza, come dire, impiccarci a nessuna data da darvi, insomma, prima delle elezioni. Sto sentendo, incontrando tante persone, alcune si stanno proponendo. Ma ce n'è già uno deciso, senza dire il nome, niente, ha già deciso casella. Non vi dico nulla, fa bene, la mettiamo in piedi tutta e poi la presentiamo. È la cosa migliore, fa bene a non dirci nulla. Ma se tu fossi Renzi, la faresti o no l'alleanza con questa sinistra un po' scissionaria? Guarda, le questioni di quella parte politica sono simili da anni. Se ho deciso di aderire a un'altra forza politica, portare avanti il movimento, è anche perché in quelle dinamiche non ci sono mai voluto entrare. Quindi poi chiedermi se fossi Renzi, insomma, è difficile, Ti è venuto un brivido, diciamo. Un po'. Senta, lei vuole fare il premier di questo paese, sa che quando uno fa il premier deve fare delle scelte molto decise, nette, proprio senza la possibilità. Renzi o Berlusconi, secondo lei? Chi è? No, è che volete lanciare un altro tormentone tipo Scalfari. Ma nel senso, sono domande che uno si fa. Scalfari ti ha fatto una cortesia. Io ho il privilegio di poter votare per me e per la mia forza politica, proprio perché non scelgo nessuno di tutti e due. Anche Scalfari può scegliere che votare uno tra... Ma vediamo, allora facciamo il contrario, insomma, Scalfari o Sallusti?
Perché so, è importante fare delle scegliere delle scelte che sì, no, le scelte per il paese non sono queste qua. Il problema è proprio il fatto che la politica in questi anni non ha scelto, non avendo scelto sui temi importanti, ha passato il tempo a fare il totonomio, il fantacalcio, come quello di cui si sta parlando ancora in questi giorni. Io penso che quello che deve essere al centro di questa campagna sono la credibilità e i programmi. Qui tutti stanno promettendo cose, ma hanno governato per 20 anni, per 5 anni, e sembra che siano dei novelli della politica, cioè stiamo parlando dei novelli politici. Io credo che dobbiamo necessariamente prendere in considerazione il fatto che alcuni ci stanno facendo delle promesse, ma avevano l'opportunità quando hanno governato di farle e non l'hanno fatto. Non le piace Gallitelli? Il generale Gallitelli è stato un generale dei carabinieri. Adesso, a quanto ho capito, Berlusconi ha lanciato il suo nome, ma come Butad, perché nel centro-destra neanche c'è accordo. Io sono preoccupato per una cosa, e lo segnalo ai cittadini. Ieri, per esempio, la Lega Nord già è uscita, la Lega è già uscita alla maggioranza in Sicilia. Questo è quello che avverrà anche il giorno. Si reggeva su un consigliere la maggioranza, quindi hanno perso un parlamentare regionale. Lì si chiamano parlamentari regionali, e allo stesso modo noi rischiamo di far piombare il paese in questo caos di ammucchiate elettorali il giorno dopo le elezioni politiche. Quindi chi vota il centrodestra rischia adesso di far cadere il paese nel caos, perché Salvini, Berlusconi, Meloni, questi stanno insieme per le poltrone adesso, il giorno dopo si separeranno. Ma secondo lei Mattarella darà l'incarico alla prima coalizione o al primo partito? Vediamo. Magari la prima forza politica batte anche la coalizione. Senta, si ricorda che l'altra volta ci ha detto che se aveste vinto in Sicilia si tatuava, avete perso, non avete... Ma se diventa... Tatuaggio è saltato. Ma se diventa, allora, se diventa premier... Prima di tutto non abbiamo perso, perché se fossero state delle elezioni libere, senza voto di scambio, avremmo vinto. Però ricordiamoci che ci sono più indagati di andata di lusso, perché se no adesso avresti un tatuaggio. Ma invece se non l'ho fatto, se diventa premier... No, non faccio più scommesse, ho imparato. Ma ce l'ha una scaramanzia? No, non sono molto scaramantico, scaramanzia. Ha già mangiato oggi, signor Di Maio? Sì, ho mangiato ad uno dei centri di accoglienza dei City Angels a Milano. Abbiamo pranzato insieme a dei senza fissa di. Grazie a Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle. Grazie a voi, Sorelli. Noi torniamo...